Ciao, io sono Anna Venere e oggi parliamo di righe. Sono una consulente d'immagine un po' particolare perché ti insegno a vestirti in base alla tua forma del corpo, ma anche a capire come mai certi vestiti non ti fanno sentire bene con il tuo corpo e come mai, diciamo, c'è qualcosa che non funziona, che più contento se non ci sentiamo bene nel nostro corpo e continuiamo a comprare senza essere soddisfatte. Oggi appunto vediamo come scegliere le righe di modo da esserne felici. Se quindi hai sempre voluto usare le righe, che siano verticali o orizzontali, nei maglioni, nei vestiti, nelle camicie, e ne hai paura oppure in alcuni casi ti sembra che funzionino, in alcuni casi no, resta qua perché analizziamo tutte le caratteristiche delle righe di modo che tu le possa scegliere serena e sicura di quello che stai facendo. Mi raccomando, se non sei ancora iscritta iscriviti al canale e soprattutto clicca qui o qui sopra per scaricare gratuitamente Operazione Armadio, che è una guida per compiere i primi 6 passi per essere felice dei tuoi vestiti. Ma adesso cerchiamo di capire come funzionano queste righe. Ovviamente le righe orizzontali allargano e le righe verticali snelliscono. Non sempre. Ci sono una serie di aspetti che influenzano questo fattore. È ovvio che se io mi vesto un vestito dritto con delle righe orizzontali molto grosse, sembrerò più larga rispetto che se mi metto un vestito dritto con le righe verticali abbastanza grosse. Ma qua vi ho già anticipato una cosa, perché infatti dimensione, colore, posizione nella figura e un modello di abito che stiamo indossando influenzano questo fattore allargante o snellente. Per esempio, io ho una camicia che ha le maniche a sbuffo bellissime, che non si vedono, con righe verticali, dovrebbe snellirmi il torace. In realtà lo scollo abbarca e le righe sono sottili e non sono poi così contrastate tra loro. Sì, è rosso e bianco, non è come bianco e nero comunque. E quindi prevale l'effetto della camicia con lo scollo a barchetto piuttosto che la verticalità dello snellire il torace. Il primo aspetto da guardare quando si tratta di righe, infatti, è la dimensione. Più la riga è grossa, più tende ad allargare. Più la riga è sottile, sottile, meno tenderà ad allargare. Se stiamo parlando di orizzontalità, stessa cosa in verticale. Quindi se io ho un maglione con delle righe abbastanza spesse, tenderà ad allargare la zona dove ci sono le righe. Se io ho un vestito con righe abbastanza spesse, tenderà a verticalizzare. Se entrambe hanno righe molto sottili, questa cosa quasi non avviene. È un po' come una fantasia. Si fondono, anzi, le righe sottili si fondono, creando come una specie di trama al nostro occhio, non una striscia molto evidente. Se le righe sono molto grosse, e passiamo al punto 3 in realtà, dove sono sulla figura, quindi magari io ho un maglione con parte qua tutta nera, striscia bianca in vita e striscia nera in basso, quindi con solo 3 righe in realtà, allora non vado ad allargare tutta la figura, vado ad allargare solo nel punto in cui metto la parte più chiara. Stessa cosa se ho un vestito con solo righe verticali, nere ai lati e bianco al centro, vado in realtà a snellire molto la figura. Mentre se ho un vestito a righe verticali non tanto larghe, non è che, sì, un po' la verticalizzo, sì, la slancio, ma non è che faccio un effetto proprio molto evidente. Quindi, se vi piacciono tanto e avete paura che vi allarghino, perché magari vi piace metterle sul maglione, avete già un torace ampio, andate sulle righe molto sottili. Molto vicine tra loro e sottili, quindi non una riga larga e una sottile. Un'altra cosa molto importante è il colore. Più c'è contrasto tra le righe, più sono evidenti. Quindi lo stesso maglione a righe grandi, bianche e blu, bianche e nere, non fa lo stesso effetto del maglione a righe bianche e beige, perché si notano meno e quindi avrà meno un effetto allargante. Stesso discorso se sono sottili, ancora meno, sarà quasi una trama. Idem in verticale. Un aspetto molto importante però è dove posizioniamo le righe. Perché io non posso semplicemente dire le righe allargano. Sì, boh, aspetta un attimo. Primo,
Voglio allargarmi o no? Potrei volermi allargare. Potrei volermi allargare sia perché magari ho il torace sottile e voglio allargarlo, sia perché mi piace quello stile un po' ampio. Quindi non è detto che allargarsi sia negativo. Noi viviamo in un mondo che ci dice, ah, devi essere sempre più sottile. No, magari no, non me ne frega niente, ok? Ma è importante capire dove le mettiamo. Sia fisicamente mi metto la maglietta o i pantaloni o il vestito o la gonna a righe orizzontali, ok? Idem a righe verticali, cosa voglio snellire. Ma sia la trama delle righe come è fatta. Per esempio io potrei avere un maglione a righe orizzontali che mi arriva fino al fianco con tante righe orizzontali che partono di qui, oppure lo stesso maglione in cui le righe orizzontali partono da sotto le ascelle. Allora ho un effetto più allargante se qui c'è il colore più chiaro o più rimpicciolente se qua c'è il colore più piccolo. Ho comunque una riga che allarga qui rispetto a varie righe che arrivano fino qua. È molto più facile farvelo vedere con le immagini, ma è veramente un effetto ottico che si vede subito. Ma è anche importante vedere appunto dove è posizionata la riga più grande. Posso avere una gonna con tinta uniga con delle righe nella parte bassa, o con tante righe sottili, o con le righe verticali, oppure con delle strisce molto grosse sui fianchi. Allora un po' allargherà il fianco. Ma tutto si combina col quarto aspetto, cioè il modello. Se paragoniamo la stessa maglietta, righe sottili, righe più grandi, ok, le righe più grandi allargano, righe a basso contrasto, righe ad alto contrasto, quelle ad alto contrasto allargano. Ma se noi paragoniamo magliette diverse, otterremo effetti diversi. Nella maglietta aderente rispetto a nella maglietta larga, dritta, idem nei modelli di maglioni, otteniamo effetti molto diversi. La gonna a ruota a righe orizzontali avrà un effetto diverso rispetto alla gonna a matita a righe orizzontali. Tendenzialmente il volume vince sulla fantasia. Quindi mi allargherà di più la maglietta dritta senza le righe rispetto che alla maglietta aderente con le righe. Perciò se io non voglio quell'effetto allargante vado su qualcosa di più aderente. Se io non voglio allargare i fianchi o comunque non voglio, non metto la gonna a ruota e scelgo la gonna a matita. Questo attirerà l'attenzione sui fianchi. Però otticamente li fascerà, li farà vedere, non segnerà il punto vita, tante altre cose che succedono, perché questa è la macro argomento geometria dei vestiti. Però il capo ampio allarga ulteriormente. Perciò il maglione aderente con righe magari ad alto contrasto un po' più sottile, un po' più fasciante, sarà sicuramente meno allargante di un maglione ampio a righe magari a contrasto più basso. Questo è da tenere molto in considerazione. Ovviamente le righe, soprattutto le righe bianche e nere, ma anche le righe colorate, fanno parte di alcuni stili. Quindi ci possono piacere molto a prescindere dall'effetto allargante. Sono un capo abbastanza primaverile estivo. Quindi non evitatele in generale soltanto per paura del potere allargante. Per esempio le righe sono molto nello stile francese, abbiamo fatto un video qua, nello stile Riviera, nel casual chic, tendenzialmente la riga bianca e blu viene dal maglione bretone, quindi quello con le righe orizzontali, quindi molto molto francese. Le righine verticali sono molto british, molto preppy, soprattutto nelle camicie. Le righe invece multicolore, quindi di vari colori, di varie tonalità, hanno invece un richiamo anche anni 70. Le righe sottili, soprattutto nelle magliette, hanno un richiamo un po' più bianche e nere, molto sottili, anni 90. Quindi cercate di scegliere anche molto in base al vostro gusto. Quindi scegliete in base al vostro gusto, poi cercate di adattarlo di modo che vi faccia sentire bene col vostro corpo, ma non dimenticate il vostro gusto, perché è inutile avere il vestito a righe perfetto, geometricamente perfetto, che poi non vi piace, perché non è del vostro gusto e del vostro stile. Quindi, ricapitolando,
Fate attenzione allo spessore delle righe, al colore delle righe tra loro, alla posizione in cui queste sono e al modello di capo che scegliete. Più righe per tutti, spero che questo video vi abbia fatto voglia di mettere un sacco di righe. Io sinceramente da 1° di marzo fino al 15 di settembre mi metterei solo cose a righe. Non ne trovo quante vorrei, ma comunque ne ho già parecchie, ogni tanto anche d'inverno. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto metteteci un pollice in su e ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao!